dice che un futuro commerciante deve frequentare la borsa per avere notizie utili. Sì, non so capito ancora proprio niente. Caro il mio zaino, credo proprio che la borsa non sia fatta per i tuoi denti, sai. E questo eroe fatto di niente, no? Pieno di difetti, di difficoltà a comunicare, lui zoppica ogni tanto. Sono tutti problemi psicologici che abbiamo un po' tutti nella nostra vita, no? Prima o poi chi è che non è distratto, qualche volta dimentica le chiavi, eccetera. Ecco, lui, il padre addirittura la considera pazzo, un po' bizzarro, eccetera. Quest'uomo fa fatica, lo vediamo, che fatica a comunicare con gli altri, ad avere un rapporto in questa Trieste mitteleuropea, dove c'è questa borghesia mercantile nascente che impazza, dove già si sente parlare di borsa e quindi già di crisi anche allora. E lui però pian piano, attraverso questa sua ironia, questa sua leggerezza, è un personaggio che pian piano trova la sua strada, conquista la sua strada. La vita non è né bella né brutta, ma è originale. Questa è emblematica, no? Cosa vuol dire? Che lui si guarda attorno, studia la vita, la vede che cambia, vede che si trasforma, vede che le persone, che il mondo attorno a lui si trasforma e lui si adegua. E fino ad arrivare a questo monologo finale profetico sulla bomba atomica, incredibile, che dice anche quello con una certa leggerezza, una certa ironia: finiremo in una grande nebulosa, senza più malattie e parassiti, no? E che è abbastanza inquietante se pensiamo che è stato scritto nel primo Novecento. È importante questo romanzo e quindi anche questo spettacolo, perché rappresenta veramente un cambio di passo anche nella letteratura mondiale. Se guardiamo Musil, Pirandello, il Fumatia Pascal, cioè l'eroe non è più un eroe esterno romantico che si butta verso gli eventi per cambiarli, ma è un eroe che implode e comincia a consultare se stesso, a interrogarsi sui propri difetti, sui propri problemi psicologici. Gino Rismondo, mio marito ha dei grossi affari con lui. È un commerciante di concimi. Evidentemente ci siamo proprio persi di vista. Io dimentico sempre tre cose: i nomi, i visi della gente e un'altra cosa che adesso non ricordo. Ah, ecco le altre mie figliole: Alberta e Ada. Sono sicuro che non provai un colpo di fulmine per Ada. Tu però un'emozione forte, sostituita da una convinzione assoluta. Ada era la donna di cui avevo bisogno, che mi avrebbe portato alla salute morale e fisica per la santa monogamia. È pazzo del mondo! È pazzo! Cosa fai? È pazzo da legare! A questo mondo è già difficile fare un matrimonio proprio come si vuole. Figuriamoci nel mio caso, in cui la decisione di sposarmi aveva anticipato la scelta della fidanzata. Bene, bene così, non guardi me, guardi davanti, guardi il soffitto, guardi quello che le pare, ma non guardi me. Mi riesce un po' difficile parlare con qualcuno che mi sta dietro alle spalle. Fa parte della cura. Bene. Che cosa prova a stare sdraiato in questo studio? Imbarazzo? Disagio? Se devo essere sincero, un po' di sonno. A cosa pensi in questo momento? Non so, lei. Alla mia infanzia? No, 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 così non va, signor Torino.